io proprio dico ragazze oggi, non dico ragazze, dico sempre ragazze, però oggi proprio dedicato a voi, perché abbiamo Uovissimo Barbie. Allora, io sono esaltatissima perché, vi dico la verità, le Barbie sono il mio gioco preferito da sempre. Ne ho tantissime, guai chi me le tocca. Anzi, un giorno magari le porto e ve le faccio vedere, perché ne ho qualcuna ancora nella scatola che non ho mai toccato, non ho mai aperto. Quindi potrei forse farvele vedere, chissà. Io, perché dopo non mi fido del cameraman, oppure che me le ruba. Dai, sempre io. Sì, sempre te, siamo qui io e te. Vado a giocare con le Barbie. Perché ho fatto la prima volta. Le Pinipon che non mi ha fregato, per bambina, lasciate perdere. Le Pinipon è un'altra cosa. Ok. Quelle mi piacciono. Allora, abbiamo Uovissimo Barbie, nuovissimo 2017. Allora, oggi che giorno è? Dunque, fatemi pensare. È il 15, o il 15 o il 16, ho perso i giorni. Quindi manca un mese esatto a Pasqua, noi siamo sul pezzo, perché ve li presentiamo già da adesso, così avete tutto il tempo di supplicare i vostri genitori per farvelo comprare. Poi se fate le brave potrebbe esserci anche una sorpresa, però non voglio dire niente. Allora, Uovissimo Barbie, di che marca sei Uovissimo Barbie? Di che marca sei? Non c'è scritto? È della Mattel. Ah beh, giustamente, la Barbie della Mattel. Allora, cosa troviamo dentro Uovissimo Barbie? Trovi sempre una Barbie per la mia collezione, un abitino di Barbie, un set di mini accessori, sono diversi, c'è il set sushi, c'è quello invece diciamo per la cucina dove si fanno i muffin, c'è il set di bellezza, poi c'è quello per i cuccioli. E poi mi sembra, quello delle pulizie, spero che non mi capiti quello. Poi abbiamo un set manicure con uno smalto e una borsetta glam. Poi chissà se c'è qualche altra sorpresa che non c'è scritto, boh. Allora, io lo apro perché sono curiosa, voglio sapere che cosa trovo. Siete curiose? Siete curiose? Vedo una scatola della Barbie. Eccola, lei non ci stava dentro l'uovo, giustamente. Adesso tiro fuori l'uovo, poi vi faccio vedere la Barbie. Olè. Oh. Vediamo un po' la Barbie. Sei sempre bellissima, sei sempre bella, niente da dire. Un gioco fantastico la Barbie. Chissà se si può trovare anche nelle altre varianti. A me piacciono anche le Barbie, non quelle classiche bionde. Anzi, la mia preferita è quella con i capelli rossi, che si chiama Midge. Ed è una cara amica di Barbie. Mi piacciono anche a me. Le rosse? No, bionde. Ah, te le bionde? Infatti. Banale. Allora, volevo aprirla. Veramente, la Barbie. Che da tanto che non ci gioco. Volevo toccare i capelli della Barbie. Vedi Barbie. Ah, che bei capelli. Allora, guardate che bellini. Innanzitutto guardate che belle le scarpe. Lei, allora, la Barbie di moda se ne intende. Non c'è niente da fare. Le scarpe sono bellissime. Col tacco alto. Sembrano proprio le scarpe di una stilista un po' particolare, tipo le scarpe di Vivian Westwood. Bella, mi piace. Sono cambiate dai miei tempi. È anche un po' meno formosa, devo dire la verità. Una volta aveva il seno più grande la Barbie. Io mi sono ispirata a lei, invece no, devo ridurlo. Allora, apriamo l'uovo, va là. Apriamo l'uovo, vediamo cosa c'è dentro. Borsetta glam, bellissima. Aspetta che la apro. A forma di cuore, da una parte fucsia con la scritta Barbie, dall'altra parte invece ha come dei pois gialli e bianchi con la sagomina della Barbie. E poi ovviamente ha la sua tracolla. Bella, bella, bella. Lo smalto glam, no, ma guardate che bello. Allora, ha tutti
non i glitter, tipo le pagliettine a forma di cuore. Quindi da questa parte c'è lo smalto proprio rosa Barbie e sopra mi piace proprio la puzza dello smalto, e dall'altra parte invece ci sono tutti questi cuoricini. Voi mettete lo smalto e poi ci applicate sopra questi cuoricini per una manicure favolosa. Bello. Posso provare? Certo. Vieni qua. No. Allora, poi cosa abbiamo? Gli accessori. Un set di accessori. Abbiamo il set di accessori sushi. Beh, Barbie è una viver, lei piace uscire con le amiche. Ci sono tantissime cose, c'è tutto il sushi, c'è anche i sashimi. E poi, aspettate, volevo magari cercare di aprirlo. Wasabi. Cosa hai detto? C'è pure wasabi. La sabbia? Wasabi. Ah, la salsa wasabi. Ah, sì. Wasabi. Sì, che è una salsa piccantissima verde. Sì, what? Se doveste andare al giapponese. What you know? Non è pistacchio, ecco. Oh, che bellino, ci sono anche le bacchette. Guardate. Allora. Andiamo? A me non piace il sushi, però. Se vuoi che ti dica. Piattini, i bicchierini. Le bacchette per prendere il sushi. Questa è la salsa wasabi. Questo qua è il sashimi, che è praticamente sempre il pesce crudo, però senza l'alga e il riso e tutte le altre cose. Che bello, che bello. Poi cos'è qua? Un bracciale glam. Adesso questo non lo apro perché sennò perdo tutte le perline. Comunque c'è questo fantastico braccialetto con tutti questi charms e, a forma di cuore oppure tondi, con delle immagini di Barbie, dei cuoricini, carinissimo. E infine per lei il vestitino, un vestitino nuovo. Adesso apro anche questo perché voglio vedere che vestito è. Voglio proprio vedere. Poi in un'altra puntata ci gioco con la Barbie e glielo cambio il vestito. Bello! Questo per andare a mangiare il sushi con le amiche, perfetto! Bellissimissimissimo! Come sono contenta! Non riesco a liberarti, vero? La libero? Liberiamola! Ok, ah, eccola la mia Barbie. Io però adesso allora le cambio il vestito, già che ci sono. Qua i capelli tutti con l'elastico. Oh, sapeste quante cose ho io della Barbie. Oh, che bei capelli. Victor, girati che devo spogliarla. Vieni. Cambiamo vestito che si va a mangiare sushi. Gioco più bello del mondo. Effettivamente me l'avete chiesto di fare dei video con le Barbie. Avete ragione. Devo andarle a comprare. Ok. Poi, già che c'era un elastico, io le faccio anche la coda. Così proprio la cambio completamente. Il vestito mi piace un sacco. È proprio adatto per una serata con le amiche. Tutto luccicante, perfetto stile Barbie.
Eccola qua. Come sei carina. Sei bellissima, Barbie. Non c'è che dire, non c'è che dire. Dai, adesso ti metto a sedere qua, così puoi mangiarti il sushi. Oh, ma una volta si piegava alle ginocchia delle Barbie, com'è? Vedi, non sempre migliorano le cose col tempo. Bene, io e la mia amica Barbie adesso ci mangiamo un po' di sushi. Oddio, lei se lo mangia, io la guardo. Vi saluto, spero che vi sia piaciuto l'ovissimo di Barbie. Abbiamo trovato un sacco di cose, smalti, la Barbie, il vestito della Barbie, gli accessori, tantissime cose, sono felicissima. Vi saluto, vi do un bacio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutte!